Ma quanto è forte Pogba, cantano a squarciagola i tifosi dello Juventus Stadium. Che il centrocampista francese abbia qualità fuori dal comune nessuno lo mette in dubbio, eppure alla Juventus di Max Allegri manca il suo contributo in fase realizzativa. Nei suoi 2 anni in bianconero, Pogba ha messo a segno 14 reti, ma nelle prime 7 giornate del nuovo campionato non solo non ha mai fatto centro, ma ci ha provato pochissime volte. Tutto il contrario del suo cugino con la maglia della Francia, 3 reti in 4 partite da agosto a oggi alle dipendenze di Deschamps. A finire sotto accusa però non sono i metodi e le tattiche dell'attuale tecnico bianconero, quanto l'indisponenza del giocatore a cui si rinfaccia una certa leziosità, tutta a detrimento dell'efficacia. Stesse critiche che giungono dal CT della Francia, per la quale però Pogba, pur prendendosi qualche libertà poetica, diciamo, segna con continuità. Si sbloccherà Pogba, dopotutto è forte, ma è pur sempre un centrocampista. I gol li dovrebbero segnare i centravanti, come Llorente, che però è a secco da quasi 600 minuti. La sua scarsa confidenza con la porta avversaria è passata sotto silenzio principalmente per 2 ragioni. Tevez fa per 2 in termini di gol e Llorente sta ripetendo il cammino in salita della scorsa stagione, quando fu criticato pesantemente in avvio per poi sbloccarsi da novembre in poi. Per ora i tifosi fanno professione di pazienza, ma l'inverno incombe e i 2 idoli della curva devono contribuire a scaldare il cuore del popolo bianconero. Come? Ritrovando la via del gol.